Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA con Lorenzo D'Andrea. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Lo rifare più bello. Buongiorno a tutti. Questa me l'ha insegnato il mio prete, perché quando nel buongiorno in chiesa o saluta la gente lo rifà sempre due volte. Vabbè, io ringrazio la professoressa, insegno una materia bellissima, uno dei miei pochi 30 lode in questa università l'ho preso con lei, per fortuna, lei è bravissima, poi sa tante cose, questa è la cosa fondamentale, è una materia molto attuale, lo sapete, tanto. Quante lezioni avete fatto? Zero? Due lezioni. Quindi avrete capito anche come è fatta lei, è molto empatica, è bravissima su tutto. Allora, partiamo da quando ero seduto al posto vostro. Cioè io, come voi, stavo qui, seguivo le lezioni, ero un po' più vecchio degli altri, avevo tipo 31 anni, 32 anni, veramente vecchio, voi siete giovani, 23, 24, giusto? 24 anni. Poi vi spiego perché mi sono seduto più tardi qui. E quindi dopo aver fatto le superiori, l'ITIS, ero perito meccanico. Cosa? Chi è che ha fatto l'ITIS qui? C'è qual... Ah, hai fatto l'ITIS? Perché? Benissimo. Io ho fatto l'ITIS costretto dai miei genitori e infatti non mi piaceva. Facevo meccanica, sapete quelle attrezzature un po' vecchiotte che si chiamano torni, i torni, quelli per fare i mezzi, i bulloni, le trafilature. Quando facevo la scuola io il tornio era manuale, quindi ti vestivi con la tuta, scarpa antinfortunistica, tutta sta roba qua. Un po' per far contenti i miei genitori l'ho fatta lo stesso con la scuola. Poi da lì sono andato a Teramo, ho fatto economia bancaria, finanziaria e assicurativa, esisteva all'epoca, che era un ramo di scienze politiche. Mi piacevano all'inizio le banche, ero attratto da tutto sto mondo bancario, però finisco questa università e studiandole forse ho capito come funzionano e non mi sono piaciute. Poi a un certo punto arrivo qui per caso, perché io facevo l'insegnante di educazione fisica, cioè questa è la storia della mia vita, è tipo quella di Mr. Bean, non so se vi ricordate. Facevo l'insegnante di educazione fisica a una scuola delle suore, il Ravasco. Ci saranno, lo conoscete come scuola, cioè sono in tutta Italia. E facevo l'insegnante perché l'insegnante vero di educazione fisica si era fatto male al ginocchio, si doveva operare il crociato. Io negli anni avevo preso questa abilitazione del CONI, era un tecnico, istruttore, quindi il Ravasco, essendo una scuola privata, fondamentalmente può assumere chi vuole. E inizio a fare l'insegnante pure lì. Inizio a fare l'insegnante, un anno e mezzo, forse due, E chi dirigeva questo istituto mi disse: guarda, se vuoi entrare di ruolo, se questa è la tua ambizione, ti devi prendere un'altra laurea che sarebbe la magistrale. E inizio a pensare, ho detto, ma che facci magistrale? Cioè devo rifare l'ISEF da capo, 5 anni? No, devo fare qualcosa che forse mi potrebbe piacere per la prima volta e mi iscrivo a economia e management. E quindi ero seduto qui, anche in questa aula. Ed è stata l'unica cosa che nella vita mi è piaciuta, per tantissimi motivi, poi tanto andrete a vedere quello che facciamo e lo capirete voi. E da lì mi siedo qui, io avevo già un'associazione di volontariato fondata in quegli anni, forse nel 2017, quindi parliamo di 2 o 3 anni prima di sedermi qui. Inizio a fare questo corso, per fare l'insegnante. Dopodiché dico sì, l'insegnante, ma con i bambini, con le medie, cellulari,
tablet, cioè è una cosa infernale. Scuola privata, voi sapete bene, scuola privata non è per discriminare, però ci sono un po' i figlietti di papà, capito, che stanno là con l'iPhone 33. Tu fai l'insegnante, devi fare educazione fisica, fanno un casino che è indescrivibile. Ho iniziato a capire che sta scuola non è che tanto mi piaceva insegnare ai bambini e alle superiori, non è come la bravissima Ceci che insegna qui all'università, tutta un'altra storia. Io chiamavo la preside arrivava, era una suora, poi quell'anno l'avevano cambiata, quindi era molto giovane, e io quando arrivava un casino terribile, dicevo, oh, chiamo la preside. Veniva la preside, questi deridevano pure la preside, ho detto, vabbè, qua non si può fare niente, perché cioè non ce la faccio a fare tutta sta storia con questi ragazzi. Sequestri i cellulari, metti le note e in più gli altri obblighi, perché siccome io facevo educazione fisica li dovevo portare fuori, e se un bambino forse, che ne so, scivolava, tu dovevi chiamare i genitori a dire, oh, lo sai che tuo figlio Marco oggi durante l'educazione fisica è scivolato, non si è fatto niente, quindi praticamente era più stress che non che mi divertiva. Però grazie a questa università, grazie a quello che ho studiato, ho avuto una mia strada che è diversa dall'insegnamento. Vengono fuori delle idee grazie a questa università, perché è vero che l'università vi forma per entrare in delle aziende, perché voi siete qui apposta, credo. Chi è che vuole aprire un'attività per conto proprio, per alzate di mano? 4, 5, 6, 7, sono 40? 7. 40, 30, 35, 7 sarebbe, che percentuale abbiamo? Il pochissimo, 20%. Quindi il 20% di voi vuole aprire una sua attività finita l'università. L'altro 80% studia per approdare magari in delle grandi aziende, su lavori che vi piacciono, su settori che vi piacciono, su un team di lavoro in cui state bene, ok? L'ultimo dato, quello di Harvard, che io lo dissi pure un'altra volta qua, comunque, la maggior parte degli studenti di Harvard studiano, quasi il 90%, per aprire una propria attività. Non studiano per lavorare il giorno dopo, magari lì c'è Google, là vicino, non so, sono piattaforme tecnologiche che hanno più potere al mondo, ma studiano per aprire delle attività. Io ovviamente quando studiavo non è che pensavo di aprire una mia attività, cioè, boh, parliamoci chiaro, avevo un'associazione di volontariato, cercavo, la scuola avevo capito cosa era per me, di magari aprirmi altri sbocchi. Però lì ho iniziato a pensare come fare qualcosa di mio su un settore molto difficile, che è quello, inizialmente come associazione di volontariato, un terzo settore. Conoscete le associazioni di volontariato? Fatemi qualche nome. Vabbè, io sono volontario in un rifugio per animali, dove sto io. Ok, bravo. Poi? Dinamo Care. Che fa? Regala delle vacanze ai bambini. Bello. Poi? Volontari della Croce Rossa, quindi associazione di volontariato. Io avevo, ed ho creato nel 2017, un'associazione di volontariato che si occupava di SLA. Conoscete la malattia? Chi me la spiega in 4 secondi, senza che lo faccio io, annoiandovi per mezz'ora? Che cos'è la SLA? Che malattia è? Prego. Ti dico il tempo, si bloccano gli altri. Sì, dillo, dillo a tutti, non dire solo a me. Il tempo gli arti cominciano a tropezzarsi, comincia a bloccarsi, insomma, non riesce più a muovere. Sì, è una malattia neurologica molto aggressiva, forse la più aggressiva che esiste oggi. Tra l'altro prima rarissima, ora meno rara, che colpisce qualsiasi individuo, maschi, femmine, principalmente su con l'età. Prima era una malattia che colpiva dai 50 anni in su, ora si è abbassata molto purtroppo, ed è molto aggressiva perché appunto, è come dice la vostra collega, ti immobilizza in un letto,
ok? Tu all'inizio hai determinati sintomi, puoi avere crampi, affaticamento, stanchezza, una mano che non funziona, dal giorno al domani. E può succedere purtroppo a chiunque, questa io lo dico sempre, è una roulette russa. Cioè non è perché io faccio il medico a Milano non mi può succedere, assolutamente no. O se no io faccio lo spazzino a Ortona non mi può prendere. Purtroppo colpisce tutti, è molto aggressiva perché la speranza di vita è di 3-5 anni, è molto aggressiva perché in poco tempo praticamente non riesci né a muoverti, né a mangiare, né a respirare. Quindi hai bisogno di farti un buco qui sul collo ed essere attaccato a un ventilatore. Hai bisogno di un buco sulla pancia per far sì che tu ti possa nutrire tramite l'alimentazione artificiale. Cioè una flebo, tubicino, arriva sulla pancia. Quindi parliamo purtroppo di una delle malattie più devastanti che uno possa trovare oggi. Che a differenza di un tumore, per farvelo capire, il tumore comunque ha un percorso, ha una speranza. Cioè, se io ho un tumore, ho un percorso, chemio, radioterapie, comunque mi posso operare, comunque ho una speranza. Nella SLA, non conoscendo le cause, non ci sono nemmeno le cure. Quindi speranza zero. Vai dal neurologo, mi sento affaticato, lui ti fa l'elettromiografia, che di solito si fa per diagnosticare la SLA, e purtroppo a tante persone è capitato che lo stesso medico, dopo l'elettromiografia, dice tu hai la SLA. Non so se avete capito quanto è terribile la storia. Avete capito? Sono spiegato? Però fatemi domande, non mi fate parlare solo a me, perché sennò veramente va. Ogni tanto parlo pure in dialetto. Quindi questa è una malattia. Io nel 2017 ho fatto un'associazione per aiutare i malati di SLA in Abruzzo e le proprie famiglie, perché mio padre si ammalò di SLA quando aveva 48 anni. SLA molto difficile, molto aggressiva, dopo 9 mesi non muoveva praticamente niente, aveva già il buco per respirare, il buco per mangiare. Poi ha fatto 7 anni a letto, fermo, muovendo solo gli occhi, con la speranza, e ci vuole anche coraggio, che qualcosa scientificamente uscisse, una sorta di cura, di rallentamento. E io parlo del 2008, sono passati 16 anni, purtroppo ad oggi non c'è nulla. Quindi un anno dopo che mio padre è morto faccio questa associazione, nel 2017. Perché? Perché purtroppo nella SLA, rispetto a tante altre patologie, faccio sempre il rapporto con il tumore, un cancro, una leucemia, che sono devastanti, per l'amor di Dio. Però lì hai un ospedale di riferimento, comunque nella maggior parte dei casi riesci a camminare, a farti visitare in determinate strutture, hai quei 3-4 specialisti che ti seguono. La SLA è più complicata. Più complicata perché innanzitutto è aggressiva e vabbè, ma hai tante figure professionali intorno a te. Ci sono gli OS, ci sono gli infermieri, c'è il pneumologo, c'è il neurologo, c'è il medico di base, c'è il fisioterapista, c'è il fisiatra. Cioè, sei seguito da più persone. In questo essere seguito, noi viviamo attualmente in Italia, ok? Siamo tutti italiani? Sì, perfetto. L'Italia ha un piccolo problema su queste cose. Il problema sanità e sociale ormai lo conoscete tutti. Cioè, chi è che è andato al pronto soccorso negli ultimi 6 mesi? Che cosa vi è successo? Raccontatemi a volo che è successo. Ok. Codice? Verde. Quanto tempo hai aspettato? Sono andata alle 4 di pomeriggio, quindi sono andata verso mezzanotte. Benissimo. 10 ore. Tu? Qui in Abruzzo? No, è Marco. Ah, perfetto. Poi? Dietro? Io ho dovuto accompagnare il nonno, che non era tutto bene, non ha dovuto andare in ambulanza, però ho visto che la stava bene, abbiamo aspettato più di 5 ore.
Benissimo. Queste sono attese minime. Cioè, quindi la situazione della sanità la conosciamo, non è che vi devo dire qualcosa. Vi auguro, come dico sempre, di non avere nessun problema. Questo è il mio augurio verso di voi e verso le vostre famiglie, perché poi conto avere un incidente con un codice verde, quindi abbastanza... Sì, sì, avevo dolore al collo, comunque un po' di sportiva, però niente di che. Eclatante, cioè nel senso, dovevano solo controllare la normalità. Bene. Pensate, un malato di SLA in pronto soccorso, attaccato alle macchine, che deve essere visitato e che aspetta anche un giorno dentro i corridoi del pronto soccorso. Uno che non si muove, che muove solo gli occhi, perché, boh, non lo so, c'è un problema alimentare e gli si è gonfiata la pancia così. C'ha, che ne so, un batterio che può diventare mortale e sta parcheggiato là. Ma la SLA non è solo questo, la SLA è soprattutto a casa, dove tu hai praticamente una stanza con... come se fosse la stanza di ospedale, dove ogni ora entra uno, l'infermiere, la medicazione, l'OS per lavarlo, il fisioterapista per fargli fisioterapia, il medico di base per prescrivere tutti i medici, le medicinali di cui ha bisogno. Cioè, è una situazione terribile. Quindi, siccome io l'ho vissuta in prima persona per 8 anni, vuol dire, questo vuol dire che questa malattia non è solo di chi che ha colpito mio padre e di mio padre, assolutamente no. Questa è una malattia che purtroppo colpisce, professoressa, faccio sto recap, poi vado veloce per farvi capire. Cioè, è una malattia che colpisce tutta la famiglia, perché io studiavo a Teramo, io da Teramo sono dovuto rientrare a casa, io sono originario di Villa Celiera. Chi è che conosce Villa Celiera? Per? A Loreto. Benissimo, io ora abito a Loreto. Bene. La Celiera era un paese di 700 metri, famoso, ci sta 4 gatti, ci sta niente, però è famoso perché lì inventarono gli arrosticini, tanti anni fa. Poi si dice, sì, è vero, sono altri paesi, tipo Civitella, altri che dicono, no, è nostro, non è vero niente, è di Villa Celiera. Quindi se andate a Villa Celiera, andate a mangiare gli arrosticini, sono buonissimi, fatti a mano, grossi, fatti bene. E quindi io da Teramo torno a casa, perché? Perché innanzitutto, e vabbè, c'è la malattia di mio padre. Chi è che è studente fuori sede qui per alzate di mano? Tanti. Pugliesi, molisani. Termoli, bellissimo, sono stato in vacanza estate. Poi gli altri? Campania. Molise, Basilicata. Quindi non è che io torno a casa, è come... A voi non succederà mai, però... Tornate a casa e ci sono 1000 cose da fare, perché purtroppo oltre alla sanità in Italia la burocrazia è un po' lenta, leggera, da sfinimento, e quindi anche quando nel 2008 a mio padre toccava una carrozzina della ASL, carrozzina semplice, stupida, cioè la cosa più semplice del mondo, tu devi andare tutti i giorni là, ti fa fare la prescrizione, devi portare i preventivi delle ortopedie. Dopo devi andare là, te la devono autorizzare, una volta autorizzata praticamente viene l'ortopedia, loro devono fare il collaudo, poi la porti a casa. E quando questo processo non è automatico, vi dico che voi andate tutti i giorni alla... Io andavo tutti i giorni all'ASL, una volta per l'ulette, una volta la carrozzina, una volta il collano, e non era modo di risolverlo. Sapete, quando entrate in un ufficio, devo pagare le tasse universitarie, e quello ti fa, no, hai sbagliato ufficio, è di là. Vai di là, oh scusa, devo pagare le tasse di... No, devi tornare di là perché lui prima ti deve fare, vabbè, ma torno qua. Così funziona, Anche nelle malattie così invalidanti. Quindi, siccome ho passato tutto questo, siccome io mi sono fermato a studiare, mio fratello si è fermato a studiare in quegli anni, ecco perché mi sono laureato a Teramo da 22 a 30 anni e poi sono venuto qui in tarda età. Mia mamma ha lasciato il lavoro, perché poi la SLA ha bisogno di assistenza H24 e noi avevamo anche una badante, ma eravamo 3 persone che ci eravamo fermate. Io nel 2017 ho detto, io ho passato un guaio, però gli altri abruzzesi che purtroppo capiteranno in questa storia non devono passare i guai che ho passato io.
e quindi ho fatto questa associazione, che era innovativa anche perché nel 2017, prima del Covid, non si parlava di servizi home care. Che sono i servizi home care? Facile. Bravo, tutti quei servizi che si fanno a casa, tipo l'avvocato, che ti serve nella SLA. Purtroppo ti serve, perché la persona che ha intestato 20.000 bollette, 4 conti correnti, si è ammalata, per poter firmare gli serve una procura, un amministratore di sostegno. Io ho strutturato tutti questi servizi, l'avvocato non ti aspetta nel suo ufficio con la cravatta, ma viene a casa tua. Lo psicologo non vai tu a fare la seduta da lui, ma viene a casa tua. Ok? Le OSS, i fisioterapisti, i massaggiatori, tutta l'attività burocratica, il CAF, richieste, invalidità, accompagnamento, prepensionamento, pensione ordinaria, pensione straordinaria, tutto quello che volete. Ok? Lo facciamo noi per loro. Quindi l'obiettivo dell'associazione era, purtroppo ci sei capitato ed è ancora, è una malattia che fa soffrire tutti a casa, ma oltre questo dolore noi non ti facciamo pesare tutte quelle cose quotidiane che tu dovresti fare, figlio, marito o moglie, ok? Quindi noi facciamo tutto quello che non fa lo Stato da una parte e quello che dovrebbe fare la famiglia dall'altro. Quindi prenotiamo noi le visite, ritiriamo noi le impegnative, piani terapeutici, consegniamo i farmaci, li accompagniamo alle visite, li accompagniamo a farsi il giro lungomare se non hanno la macchina attrezzata, li facciamo tutte le pratiche noi con un sindacato che ci abbiamo convenzionato, l'avvocato, 4 psicologi, gruppi di automutuo aiuto, svaghiamo i caregiver. Il caregiver è quello che si prende cura della persona che ha la patologia, quindi già sta gente non ha un secondo perché deve stare sempre lì, cerchiamo di formarli e di farli svagare, ok? Cioè praticamente facciamo tutto. Che mi sono scordato, Ale? Abbiamo un magazzino con i nostri presidi, cioè a Chieti noi abbiamo un magazzino dove ci sono letti, carrozzine, pannoloni, materiale sterile, alimentazioni, garze, catetri, poi un po' di tutto. Quindi che cosa facciamo? Siccome sappiamo che l'ASL per darti una carrozzina impiegherà sicuramente almeno un mese e mezzo o due, no, questo non lo facciamo perché noi siamo intelligenti, come vedete non mi sembra sono intelligente, cioè sono tutt'altro, però ci sono passato e capisco. Quindi in questo mese e mezzo che tu fai la richiesta della carrozzina e la malattia però va avanti, tu non avresti nulla, noi andiamo in magazzino, ti prendiamo la carrozzina, te la portiamo a casa, se sei di Vasto, se sei di Teramo, se sei di Mondolio, se sei di Isola del Gran Sasso, se sei di San Gabriele, se sei, non lo so, di Giulianova, di Villa Celliera, di Casoli di Chieti, di qualsiasi zona, prendiamo la carrozzina, te la portiamo a casa, fino a quando non ti arriva quella nuova che hai ordinato, e poi la riprendiamo, per farvi capire come abbiamo strutturato tutto. Quindi, chiusa sta parentesi, sono stanco. C'è qualche domanda? Dai, fatemi una domanda. Sì, bravo, dimmi. Sono o delle donazioni o che le compriamo noi e le lasciamo in magazzino. Considera che attualmente stiamo seguendo più di 80 pazienti, precisamente, non mi ricordo. 83? Eh sì. Una 80 di pazienti e la maggior parte di tutto quello che abbia 83 pazienti in Abruzzo, La maggior parte della roba che abbiamo è nelle case delle famiglie, cioè nel nostro magazzino c'è una piccola percentuale di quello che abbiamo, cioè abbiamo tutti, cioè tutto in tutto Abruzzo, ogni famiglia magari uno c'ha una cosa, uno c'ha un'altra. Altre domande? Sì. Bravo, questa è una bella domanda. Vi racconto due secondi quello che ha fatto quello che lavora con me, Santilli. Lo sai che mi diceva all'inizio, mi diceva, sai come si costruiscono le grandi cose? Tu ti devi mettere dentro lo sgabuzzino da solo con il computer, piano piano, ti impegni, oltre il computer devi uscire, devi aiutare la gente, devi fare, perché da quello parte, da un aiuto disinteressato. Oggi
abbiamo, con l'associazione abbiamo un progetto con il comune, abbiamo tante cose, però considera che dal 2017 il primo anno e mezzo è stata dura, dove il sottoscritto, per essere chiari, non ha fatto un'associazione, è andato all'agenzia delle entrate, gli ha detto io voglio fare un'associazione di volontariato per la SLA, ha pagato i 250 euro che devi pagare e poi ha fatto l'associazione. No! Siccome io c'ero passato e lo volevo fare per gli altri, io oltre a fare questo, nel primo anno e mezzo, come associazione, di tasca mia ci ho rimesso quasi 20-25 mila euro per aiutare gli altri, dare il rimborso ai volontari, anche se non avevo soldi, erano i miei soldi. Io ho pagato di tasca mia anche delle bollette a delle famiglie che erano in crisi, perché sapete bene, uno è malato, non lavora, stipendio zero. Quell'altro può anche lavorare, ma comunque deve fare assistenza a casa. Quindi che fa? La moglie sta a casa e non lavora più e sono due persone che non lavorano. O lavora e si prende una badante che comunque deve pagare. Attualmente si sta spendendo in Abruzzo dai 2.000 ai 2.200 euro al mese di assistenze che i pazienti si pagano. Ci sta quello che c'è la badante H24, quel che c'è una 3 di badanti. A rotazione. Ho risposto? Non ti convince? Sì. Ah. Però ci vuole tempo. Dica. Come è organizzata l'associazione? Quante persone siete? Allora, l'associazione ha una quindicina di volontari, quasi sempre fissi, diciamo. Non tengo conto di quelli che non la fanno l'attività. Poi ha Alessia che si occupa, diciamo, di gestire tutti i servizi che abbiamo. C'è una ragazza che è allo sportello d'ascolto, ma praticamente ha il ruolo di cercare assistenti domiciliari private, quindi badanti, host, sta roba qua, e farli incontrare con le famiglie. Poi c'è un autista, poi ci sono un massaggiatore, quattro psicologi, che ci sta pure, l'avvocato, il CAF, poi consulente ortopedico e un fisioterapista. Cinque sono assunti a tempo indeterminato con me, altri 5-6 di quelli che vi ho nominato hanno la partita IVA, quindi ogni mese mi mandano la fattura e la devo pagare, perché se no non vengono più. Questa è l'organizzazione. Da come ero da solo, con 10 persone, volontari, senza nessuno che, a cui io potevo dare uno stipendio, oggi diciamo che abbiamo una struttura di 11-12 persone che quasi tutti, cioè quelli che assolutamente tutti i giorni fanno quel lavoro, il resto, psicologo, si mette d'accordo con la famiglia, col paziente, dipende dagli incontri che deve fare, però va e poi arriva la fattura. Ok. Ah. Come si regge un'associazione di volontariato? O tramite il 5 per 1000 o tramite le donazioni dei privati. C'è gente che ti dà 10 euro al mese, quelli che te ne dà 20, quelli che te ne dà 100, per fortuna ci stanno. Ok, quindi questa è la storia, chiudo la parentesi. Hanno fatto pure 3 domande, almeno ho respirato. Quindi nel 2017 apro questa associazione, poi nel 2020... Siccome avevo tanti pazienti allettati che parlavano con un puntatore oculare, con un computer, l'avete mai visto? Spiegamelo. Sì. Bravissimo. Bravo. Quelli che non hanno più la voce perché hanno l'atrafio, ok, perché facendo il buco qui al 99% perdi la parola, quindi non possono parlare, cioè hanno un computer davanti con un software installato dove loro hanno una tastiera, puntano le lettere per scrivere ciao, puntano la C con gli occhi, poi vanno sulla I, la A, la O, e c'è un pulsante che loro guardandolo ripete tutto quello che ha detto. Chiaro? Quindi nel 2020 dico, ma... inizia a fare uno studio, perché dovete sempre studiare, con i miei volontari sui miei pazienti e inizia a dire, ma questo qui, cioè i miei pazienti,
Io, ok, li faccio tutto ai familiari, a loro, tutto quello che non fa lo Stato, va benissimo, questo va bene, lo facciamo già. Ma che fa il giorno in una stanza senza parlare, senza potersi muovere, senza fare due passi verso la cucina, il soggiorno? Cioè, sono immobili. Iniziamo a fare sto studio. Praticamente la maggior parte dei pazienti che io avevo facevano due o tre cose. O con sto puntatore che comunque è internet, stavano su YouTube e i social. Capito? Il paziente vuole distrarsi, si vede YouTube o se no si apre Facebook. O altrimenti guardavano praticamente quasi H24 la TV. Chi è che vede la TV durante i giorni feriali dalle 9 di mattina alle 2? Ma vi è mai capitato di vedere sta TV? Ok, che programmi ci sono la mattina? Dai, ditemene qualcuno. Eh? Che ci sta, chi sta? Buongiorno Rai 5, no, Canale 5, come si chiama? Mattino 5. Poi? Il TG, continui. Quindi depressione su depressione. Poi? La cucina, Antonella Clerici, sta ancora Antonella Clerici? Benissimo, Antonella Clerici, poi? Borghese e Barbieri, le repliche su 8, bravo, poi? Che fa la mattina? Forum! Fanco? Sì. Tra l'altro una nuova giudice di Loreto. Sì. E quindi, praticamente, che cosa facevano? Loro, è vero che sono immobili, fermi, ma anche loro devono organizzare la propria giornata da dentro a un letto. Cioè, pensate quanto è difficile. È difficilissimo. Cioè, io non posso, io con la mano non posso fare così. Cioè, non posso cambiare il canale, non posso fare niente. Però, per non spaccarmi, per non annoiarmi tutta la mattinata, io comunque devo organizzare la mia giornata. E che faccio? Ho i social o la televisione, non è che ci sta tanto da capire. Soprattutto su sti pazienti. Allora ho detto, no, io avevo i dati. Ho detto, ma perché io invece di portarli sulla carrozzina, di mandargli lo psicologo, di risolvergli tutti i problemi burocratici, io sti signori e ste signore non li inizio anche a far divertire con me? E quindi a evitare sto isolamento sociale a cui sta malattia ti porta. Io li voglio includere. Cioè voglio che è gente che si conosca e che comunque partecipe di un qualcosa. Perché se io vedo forum, sono partecipe di cosa? Cioè voi quando guardate forum, di che cosa siete partecipi? Di niente, se stai con l'amico e dici, no, te ragioni qui, te ragioni quell'altro. Vai. Cioè, non è che c'è altra cosa. Mattino 5, di che cosa si rende partecipo? Che Federica Panicucci oggi porta il vestito giallo anziché rosso. Benissimo, bellissimo. Poi? E quindi gli devo dare uno strumento per loro per interagire anche con il mondo esterno. Cioè, non interagire solo all'interno di quel letto con le persone che arrivano in quella stanza. Io ho voluto fare il contrario, portare quella stanza agli occhi di tutti in maniera attiva. E abbiamo avuto un'idea, ovvero fare questo, una radio. Ok? Certo è che l'idea, tutti noi abbiamo delle idee buone, poi si devono anche realizzare. Cioè non è facile, uno c'ha un'idea e la fa. C'è un mondo. Non è nemmeno facile avere un'idea, progettarla, realizzarla e poi portarla nel mercato, che è un mercato difficile. Vero, professoressa, è difficile questo mercato, ma in generale. È un mercato molto difficile, non solo questo della radio TV, mercato difficile in generale. Se uno, io faccio l'esempio dei miei amici, no? Io ho dei miei amici che la scuola l'ha fatta poca. Fatto poca scuola. Dici, no, io domani apro un bar a cepagatti. Sì, ho capito. Tu apri sto bar a cepagatti. Ho gli amici, la gente, le birre. Sì, benissimo. Ma
Anche aprire un bar oggi è difficile. Cioè, non è gli anni 70 dove il muratore magari era bravo e dice, vabbè, io mi apro l'impresa edile. A quei tempi, più o meno, se buttavi una pietra da qua, rotolava quasi sicuro, quasi, a meno che in Zimmat, però rotolava quasi sicuro. E quindi chi ha aperto delle imprese, comunque l'ha fatto con serietà, in quegli anni ha lavorato molto e si vedono anche oggi i risultati. Gente che ha lavorato dal muratore, ha fatto l'imprenditore, 3 miliardi, parliamoci chiaro. Quello è un mondo dove devi essere assolutamente preparato a tutto. Come diceva la professoressa, il mercato, i concorrenti, le nuove tecnologie, gli scenari. Che succede tra 6 mesi? Prima le cose cambiavano ogni 20 anni. Cioè, se hanno fatto la porta quella lì per i disabili, l'hanno fatta 40 anni fa, è ancora così. Cioè, per dire, quel tipo di porta ormai è una cosa, quella cambierà tra 30 anni, a parte che non ne frega niente a nessuno. Comunque, però, in generale, i mercati erano lenti nel cambiamento. Oggi invece, grazie alla tecnologia, i mercati sono velocissimi. Quindi non è che tu dici, c'è un'idea, la faccio, la sviluppo, la realizzo. Benissimo. Questo qui che ha studiato con me, era con me, è più giovane di me, anche se senza capelli dimostra 10 anni più di me. Lui, che poi ora lavora qui, ha un contratto a tempo indeterminato. Non è l'unico sulla radio, ok? Ma io sta gente la devo pagare. Un problema. Cioè, creare una cosa del genere che sia sostenibile nel tempo, io l'ho fatta io, sicuramente voi siete più intelligenti di me, la potete fare tranquillamente anche voi. Tipo, vi parla uno di Villa Celliera, vi sto parlando uno che esce da Oxford, cioè tutt'altro, io ho visto arrosticini nella mia vita, pecore la mattina, qualsiasi cosa. Quindi creo questa radio TV e facendo l'analisi di mercato, il lavoro di tesi anche con la professoressa, abbiamo fatto, preparato degli speech anche con un'altra professoressa che loro non hanno conosciuto, hanno conosciuto. Professoressa Masciarelli, che non c'è più, che loro mi hanno aiutato molto. Facendo queste analisi siamo arrivati al punto di dire, ok, facciamo inclusione sociale di questi malati, ovvero noi gli dobbiamo dar modo di collegarsi sempre, quindi una radio digitale, web, ok, che con il puntatore oculare, avendo WhatsApp, possono interagire, possono dire la loro su un argomento, si possono divertire, possono fare una richiesta musicale. Classica radio, però all'inizio pensata per loro. E abbiamo individuato un segmento di mercato che non esisteva, ovvero il media ha tanti obiettivi, in generale il giornale, la radio, la televisione, che è quello principale dell'informazione. Poi lasciamo perdere che oggi che tutti i giornali sono pilotati, le televisioni danno le notizie a modo loro, ti raccontano quello che loro vogliono in base a chi gliel'ha detta, tante cose. Abbiamo iniziato con il fare un programma sulla SLA, quindi informazione certa sulla SLA e sensibilizzazione sulla malattia. Vuol dire tante fake news, scoperta la proteina per guarire la SLA, lo pubblicano quasi tutti i giornali. Perché? A che cosa interessa a loro online? Che io clicco, perché quando io clicco loro comprano, la gente, le aziende comprano le pubblicità. Il mio click su una fake news sono soldi, ma non pochi, sono grandi soldi. Quindi, siccome sulla SLA c'era molta disinformazione, ho detto, beh, sai che facciamo? Facciamo il primo programma sulla SLA in Italia. Prendiamo i migliori neurologi, li portiamo qua ogni sabato, e ci facciamo raccontare che cosa stanno sperimentando, in quale fase sono della sperimentazione e quali sono i risultati attesi. Ovviamente, unico programma sulla SLA seguito in tutta Italia. Da lì però ho detto, benissimo, faccio informazione, la faccio con i migliori neurologi italiani, però, cioè, qua abbiamo bisogno di mantenerci. E abbiamo iniziato a fare dei programmi che riguardavano Pescara e l'Abruzzo. E infatti abbiamo 3 programmi, di cui 2 la mattina, uno mio,
dove faccio rassegna stampa nazionale e internazionale nella prima ora, vedo a memoria, rassegna stampa nella seconda ora, quindi locale d'Abruzzo, dove faccio gli approfondimenti sull'internazionale, che su notizie che pochi sanno, tipo stamattina ho detto che in Brasile i sussidi che vengono dati alle famiglie meno abbienti vengono spesi per il 20% in scommesse online. Lo sapevate? No. È come se uno ti dà il reddito di cittadinanza e tu su 600 euro 150 ne spendi, come si chiama, alla SNAI, alla SNAI, a farti le partite. Cioè io faccio questo in queste due ore, la seconda ora faccio la segna stampa locale, vuol dire leggo tutte le prime pagine del centro, do il meteo, do quanto costa la benzina a Pescara e provincia, do la viabilità sulle nostre autostrade, che faccio, non mi ricordo, tante cose, e faccio gli approfondimenti su delle notizie che magari qui a Pescara in Abruzzo non sono così valorizzate. Quindi vi do tutte le informazioni del centro più il resto. Dopodiché parte un altro programma. Perché vi sto dicendo questo? Perché devo arrivare al noccio da questo. Dalle 10 alle 13, che è questo qui. Pescara Miami si chiama. Perché si chiama Pescara Miami? Perché Pescara, da tutti, da tanti, è definita la Miami dell'Adriatico. Questo lo sapevate? No, ok, però è così. Quindi, cioè lo dicono, E quindi questo programma si chiama Pescara Miami, che va benissimo anche per il format che abbiamo. Perché lui, Luca, lo vedete in via Ravenna al centro di qua. E io sono in aeroporto, a una postazione dentro l'aeroporto. Quindi noi trasmettiamo in contemporanea. Quindi ci sta una friga di matti che entrano qua e una friga di matti che partono. Quindi il programma è veramente un morning show. Si parte un argomento curioso, che ne so, c'è stato un cinese che si è ingoiato un Lego a 2 anni, gliel'hanno ricacciato mo a 38 anni e aveva sempre problemi respiratori. Poi è vero che i cinesi muoiono, nessuno se ne accorge, sono tutti uguali, non fanno il funerale. E quindi abbiamo iniziato a creare dei programmi anche su Pescara e l'Abruzzo. E vi dico che la situazione funziona molto, perché analizzando anche qui il mercato, vedendo i competitor, vedendo che cosa fanno gli altri e che cosa facciamo noi, fondamentalmente unita a una musica un po' diversa rispetto agli altri, la radio gira bene. Il risultato concreto della radio, oltre a fare informazione, sensibilizzazione, a fare show dal lunedì al venerdì con questi programmi, poi ce n'è uno rock la sera, vabbè, con Giacomo. Il risultato concreto, io gli volevo dare un taglio, perché andare a chiedere dei soldi a delle aziende per farti finanziare non è semplice. È una guerra attualmente. Cioè l'azienda che ha un prodotto, Rustichella d'Abruzzo, chi è che la conosce? Rustichella d'Abruzzo, che cosa fa? Che produce? No, non produce arrosticini. Facciamo un esempio, produce la pasta, una pasta, mia sorella lo sa, perché abita a Pianella, abita ancora a Pianella. Produce una pasta di un target elevato. Che ti posso dire? Maico, la conoscete? Prodotti... Fammi fare un esempio che conoscono tutti. La banca la conoscete, la BCC? Sì. Ok. I supermercati sì con te? Benissimo. Allora, parliamo del sì con te. Allora, il sì con te come attività è un supermercato, no? Vende qualsiasi cosa. Ma si può promuovere su 1000 canali. Che possibilità di promuovere la propria attività, le proprie offerte, quello che fa? Dove si possono promuovere? Dai, iniziate a dirmi, non mi fate parlare solo a me. Dove si promuove un'attività? Sui social. Sui social, vai. Televisione. Pubblicità per strada. Giornali. Volantini, sì. Radio. Passaparola. Poi? Abbiamo finito. Online, su Google, post, sui social, per posta, i volantini, ok, ha 1000 modi di pubblicizzarsi. Ma secondo voi
al seno, in un supermercato enorme, cioè, tra l'altro sto direttore che c'ho io ce n'ha tre, una a Loreto, due a Pescara, ne gestisce tre. Ma che gliene poteva fregare di sponsorizzarsi su Radio Isab? Poteva prendere, faccio un esempio, Radio Delta 1, la conoscete? Molisani, abruzzesi, per forza, potete non conoscerla, 50 anni di storia, vogliamo la radio di 50 anni di storia. Perché sceglie Radio Isab? Perché è locale, che questa è una forza, poi condivide i valori dell'associazione, poi non ha altri competitor di pubblicità in quel campo, cioè non ci sono altri supermercati magari che si stanno sponsorizzando su quel canale. Anche, bravo, poi in base al target per mostrare? Sociale. Brava. Perché? Perché io con l'associazione aiuto e risolvo tutti i problemi che ci possono stare a pazienti e familiari. Ma con la radio penso ai figli dei malati. Perché penso a me quando ho vissuto quella situazione. Io per 7 anni ho dovuto lasciare l'università. Io ho fatto tutti i tipi di lavori in questi 7 anni. Solo il cameriere non ho fatto. Però ci voglio provare. Comunque. Io sono stato a un call center un anno e mezzo a vendere i piani Telecom, 280 chiamate in 6 ore, cioè capito che ho fatto? Eravamo 50, siamo rimasti in 2 dopo un anno e mezzo lì dentro. Lo stesso periodo, alla fine, quando ho finito il call center, sono andato dalle 5 di pomeriggio in poi, quando finivo, a Generali Assicurazioni. Perché mi avevano preso, che ero giovane, potevo fare. Sai che cosa mi facevano fare? Mi davano una lista, commercialisti, avvocati, tutti professionisti, perché loro hanno le polizze professionali. E guardi, io ho 1000 nomi qua. Tu vieni alle 5, che fai? Sei bravo? Chiami! Io facevo 500 chiamate al giorno un periodo, cioè 280 di qua, 200 di là. Ero impazzito, perché comunque con la testa non ci stavo per studiare, ma non volevo nemmeno pesare a casa a livello economico. Ma dopo ho fatto altre 1000 cose. Io ho venduto pure le porte e le finestre in un'azienda dove il titolare, dopo queste due esperienze, sempre durante la malattia di mio padre, dopo 20 giorni che io non so nemmeno le aperture e le chiusure delle porte e le finestre, nemmeno se tu mi dici una porta, invece di aprirla da qui, così, aprirla nell'altro modo, io non lo sapevo spiegare. Allora il mio capo mi dice, dopo 20 giorni, mi manda a casa di uno e dice, no, ci devi andare da solo. Cioè, come ci devo andare da solo? Non so niente. Da lì ho dovuto vendere pure le porte e le finestre. Ovviamente la signora mi dice, no, questa è... Io la porta la vorrei un po' più larga. E lui dice, vabbè, ma perché mi si fa questa domanda? Ma come mo non ti piace? Sì, allora non c'è problema, facciamo come mo. L'apertura come la vuoi? No, al contrario. Vabbè, per il contrario ti mando il tecnico. Io non sapevo niente. Niente. Però purtroppo è un'economia di sussistenza e la devi fare. Dove era arrivato? Ecco. Quindi, io per 7 anni non ho studiato. Mio fratello per 7 anni non ha studiato. Ma la cosa bella è che in tutto questo noi siamo stati abbandonati da chiunque. Noi non siamo stati seguiti o spronati per dire ok, stai vivendo una brutta storia, perché tuo padre c'ha 48 anni, e in qualche modo non la lasciare all'università. Che ne so? Boh, un servizio sociale che ti dice all'università fatti accompagnare da quello del tuo paese, andate insieme. O facciamo, c'è una scuola il pomeriggio per fare ripetizioni su macroeconomia. Io e mio fratello siamo stati completamente abbandonati. Poi, meno male, Gesù Cristo che ci ha visto, quando è finito tutto, prima che finiva tutto, ci siamo laureati tutte e due. Ma questo è stato un miracolo. Ma veramente un miracolo. Io in 9 mesi ho fatto 11 esami. E vi riparla sempre quello di Villa Celliera, che è cresciuto in mezzo alle pecore, arrosticini. Non è un genio. È uno che ha dovuto recuperare tutto quello che non ha fatto prima. E un giorno, in 24 ore, feci 4 esami. Spagnolo, la mia ex ragazza era argentina, meno male che l'ho pure lasciata, tutte e due.
Poi ho fatto politica economica, diritto privato e diritto commerciale. In 24 ore. Cioè io ho iniziato un pomeriggio alle 6, entro il pomeriggio dopo avevo fatto 4 esami. Ti ripeto, vi parla sempre uno di Villa Celliera. Sì, era quello del primo anno, l'ho lasciato purtroppo alla fine, perché diritto pubblico mi piaceva, diritto privato no, e l'ho lasciato alla fine. Quindi il mio scopo con questa radio, oltre a fare informazione, inclusione, tutto quello che ci siamo detti, è pensare ai figli. Vuol dire che io ogni anno, in base agli utili che mi arrivano dalle aziende che sono partner, voi vedete qua tutte le aziende, ok? Ve le faccio scorrere così vi rendete conto. Comune di Pescara c'è pure. L'agenzia, non so se la conoscete. Vabbè, Regione Abruzzo, Abruzzo Airport, ditte di trasporto, Rustichella. Questa è una ditta che fa logistica al porto di Ortona. Si occupa di tutta la logistica al porto di Ortona. Questo è un e-commerce di DP, dispositivi di protezione individuale. Comunque, sono tutte aziende, ok? Io che cosa faccio? Ogni anno ai figli dei malati li chiamo. Mi faccio caricare su una piattaforma apposita tutte le spese che hanno sostenuto. Tasse universitarie, autobus, treni, libri, quaderni, tablet, computer. Che spendete poi? Ditemi, che non mi ricordo niente. Le bollette. Poi? La spesa. La spesa no? Poi? Comunque, tutto quello che è attinente al loro studio, quindi ho... C'hai un genitore che ha la SLA in quel momento ed allettato, o hai un genitore perché l'hai perso a causa della SLA, Radio ISAB ogni anno ti destina tutti gli utili di esercizio. Vuol dire che io, tolte le spese di mantenimento della radio, la luce, gli speaker che costano tanto, tutte le altre, i software, le licenze, la SIAE, sapete che nella musica c'è un po' di tutto, io prendo l'utile e lo do ai figli dei pazienti. Perché? Perché? Perché c'è stato lui. Ci sono passato io e io ero solo. Io per evitare che questi ragazzi che hanno perso un genitore, e quindi un punto di riferimento, o hanno un genitore allettato con un altro genitore che sta a pensare solo a quello allettato e quindi non hanno due punti di riferimento, io devo evitare che questi si sbandano. O comunque prendono strade diverse da quelle che avevano preso quando andavano a scuola. Quindi io riduco il fenomeno dell'abbandono scolastico collegato al lutto o all'eventuale lutto. Se andate su Instagram ci sono, sulla nostra pagina, tutti i ragazzi che stiamo pubblicando che hanno preso gli assegni. Ma la cosa più bella qual è? Che i ragazzi a me... Siccome glielo do come premio, perché stanno studiando, non mi devono dire che cosa ci fanno quei soldi, non mi devono presentare l'ISE, come avviene anche all'università, perché sennò poi non prendo la borsa di studio, non mi devono dire quanti immobili hanno i genitori, non mi devono dire praticamente se sono ricchi o poveri, ok? Io glielo do a prescindere. Tu puoi avere anche tuo padre che ha 500.000 euro, però se studi e porti avanti un percorso, stai alle elementari, stai alle superiori, stai all'università, stai facendo un master, io con la radio ti rimborso non tutto, ma quasi tutto delle spese che tu hai sostenuto. Quindi è questo il vero obiettivo della radio. Ecco perché tante aziende oggi mettono i soldi qui dentro. Perché... Io che produco mouse, ok? Sono la Atlantis, che è? Mai visto? Sono Atlantis, produco mouse. Oltre a fare la mia tipica attività di impresa, posso dire e lo posso dimostrare che a chi? Ai miei dipendenti, ai miei fornitori, ai miei clienti, a tutti i miei stakeholders, che io mettendo i soldi qui, aiuto pure una comunità. Oggi la grande partita delle aziende non si gioca se io ho il prodotto migliore sul mercato, quello va bene, ma
ma si gioca sul fatto anche dell'essere attenti all'ambiente e al sociale. Perché io posso avere la cosa più bella del mondo, ma se la produco schiavizzando i bambini, sono fuori dal mercato. Gli ultimi esempi sono, per esempio, io non vado più io, è la fast fashion con Zara, dove andrete sicuro, eh? Mo se faccio un sondaggio per alzare di mano, solo che si vergogna non alza la mano. Chi è che va a Zara? Quasi tutti, perché costa poco, un bello stile, lo stilista è bravo, sta l'ultima settimana. Io non vado più in quei negozi, perché? Perché io non, per produrre 10 volte, 100 volte, 1000 volte i capi che devo produrre, inquino, utilizzo materiali poco sostenibili, pago poco le persone dall'altra parte del mondo. So quanto sono etico nel 2024. Poi è vero, la camicia costa poco ed è pure bella. Certo, un po' ti fa sudare perché è di plastica, però va bene tutto. Cioè, noi facciamo questo. Perché lui dice anche che c'è un vantaggio economico nello sponsorizzarsi con noi? Perché innanzitutto tutto l'importo che loro mettono con noi per aiutare i figli dei malati di SLA lo possono inserire nel bilancio sociale dell'impresa. Ma in più, rispetto alle classiche donazioni, perché quelle aziende potrebbero fare anche una donazione sulla mia associazione, non sulla radio. L'associazione di volontariato, la radio è una società, ok? Sull'associazione però non hanno una fattura, ma una ricevuta, che scaricano al 19%. Sulla radio, essendo una società, io emetto fattura, cioè quindi oltre ad aiutare un sistema di un media di questo tipo, informazione, sensibilizzazione, inclusione sociale, manteniamo gli studi figli dei malati di SLA, o una fattura pubblicitaria. Non scarico la fattura pubblicitaria al 19% come fosse una donazione, scarico una fattura pubblicitaria al 100% perché è pubblicità. Giusto, avete capito un po' sta distinzione? Quindi quello che vi dico è, per chiudere, ci sono qualche domanda, almeno sto zitto. Io ho studiato, dopo Pescara ho fatto anche un master a Roma, perché era difficile qui in Abruzzo trovare una persona che mi calcolasse l'indice SROI. L'indice SROI è, che cos'è l'indice? Che calcola cosa? È facile. Mi manca solo la S. Che cos'è quella S? Noi facciamo? Che attività facciamo? Sociale. Bravo. E ritorno sull'investimento sociale di un'azienda verso un qualcosa, ok? Ho fatto anche un master a Roma, dove ho fatto questo, perché io faccio i report alle aziende. Poi non, oggi non vi sto a dire quali sono i vantaggi di aderire a una radio TV digitale rispetto a un FM. Cioè, il nostro segnale che spariamo sul sito, su tutte le applicazioni dei cellulari, su Alexa e Google Home, sull'Apple Car e Android Auto, mi ricordo, poi quali sono i dispositivi? Ah, sulle smart TV, quelle che hanno internet dove tu puoi scaricare l'app, è un segnale digitale, vuol dire che a noi ci permette di capire chi è collegato, quanto tempo è collegato, con quale dispositivo è collegato, da dove si collega, qual è il tempo medio di ascolto. Le radio FM che hanno una struttura vecchia per la rilevazione dei dati, tant'è vero che... Chi è che vedeva Fiorello su Rai 2? Nessuno. Comunque, Fiorello l'anno scorso faceva un grandissimo programma alle 7:15 di mattina, dove faceva mezz'ora a 300 all'ora. La Rai, viva Rai 2, la Rai ha detto no, noi come rilevate voi gli ascolti a chi lo fa, si chiamano indagini TER, con voi non ci stiamo più, perché noi abbiamo Fiorello che in mezz'ora ci pulisce, ovvero fa tutto, il 90% degli ascolti li farei due. Perché come si fanno queste indagini, a differenza di quelle digitali? Si fanno per sondaggi telefonici. Ciao, buongiorno, chiamo le indagini, lei si chiama Alessia, sì, perfetto, che sarà di ascolta, che sarà di ascolta, kiss, perfetto, quanto tempo l'ascolta? 20 minuti. Ed è un campione di persone.
Non è la totalità delle persone che hai con un segnale digitale. In più c'è l'altro vantaggio. Se io scelgo un media digitale o riduco, lo scelgo perché mi piace. Non sono davanti alla televisione, Rai 1, che fa di telenovela, non lo so la sera. Comunque, Rai 1 telenovela non mi piace, Rai 2, De Martino non mi piace, Rai 3 carta bianca, non mi piace. Ah no, ma qua Rete 4 carta bianca, Rai 3 quell'altro non mi piace, 4. Quindi io ho zapping continuo, fino a quando non trovo, ah boh, voi troverete Temptation Island, canale 5, vi piace. Però è un continuo switchare, è come quando sono in macchina, switcho Achille Lauro, no, mi piace, Ercomi, non mi piace, The Weeknd, non mi piace, a un certo punto passa Fiorella Mannoia, mi piace, e ci sto 3 minuti, dopodiché passa la pubblicità, io che faccio? Cambio. Chi sceglie un media del genere? È difficile che fa zapping, perché io ho scaricato l'app, io apro l'app fisicamente, metto su play, e infatti tutte le indagini TER, quelle a campione di tutte le radio italiane, si basano sul quarto d'ora medio. Cioè, non è tanto quanti ascoltatori c'ha questa radio? 1 milione, perfetto. Ma quanti ne fa in un quarto d'ora? 300.000. Perché? Perché? Fanno sto discorso? Perché? Ecco, e perché, ok, perché si fa l'indagine sul quarto d'ora medio? Ok, e che succede in questo quarto d'ora? In una radio che succede in un quarto d'ora? Più o meno una scaletta in una radio, ma lo so che voi non fate gli editori delle radio, ci mancherebbe, però in una scaletta in una radio un quarto d'ora, ci quali sono? Tutto, ci sono la canzone, la pubblicità, parlano loro. Benissimo, quindi perché si fa sul quarto d'ora medio? Perché il quarto d'ora medio è indicativo dell'attenzione all'ascolto del radioascoltatore e qui il quarto d'ora generalmente potrebbe beccare un treno pubblicitario. Fondamentale. Cioè io posso avere anche 10 milioni di ascolto al giorno, ma se ce n'ho 100 in un quarto d'ora... La Nissan mi dice, 10 milioni, la mia pubblicità la sentono, però sicuramente forse sono 100 persone. Allora mi conviene avere meno ascolti, sintonizzazioni brevi, ma il quarto d'ora di più persone a livello pubblicitario. Ed è basato sul quarto d'ora perché in macchina ovviamente c'è il fenomeno molto dello zapping, a meno che... La sera o mi piace un programma, la Zanzara, Cruciani, Radio 24, prostitute, parolacce, sono innamorato di quel programma, insulti totali, sono innamorato di quello, io alle 6:30 se casca il mondo io stingo a sentire la Zanzara, sicuro. Ok? Quindi io le faccio le 2 ore lì, ma chi fa pubblicità in quelle 2 ore sa che deve pagare molto. Perché è il programma più seguito in Italia in quella fascia oraria. Ma se invece ho programmi preferiti, io faccio zapping di continuo. Ecco perché chi sta con noi, e sono ormai 1 anno e mezzo, parte la crescita degli ascolti, ma non ne voglio parlare, la durata media di una sessione di un nostro ascoltatore o telespettatore, perché abbiamo, giustamente avete visto Luca qua, è intorno ai 45 minuti, il triplo rispetto alle indagini che si fanno in Italia. Cioè, tra i nostri ascoltatori c'è quello che si scollega dopo 2 minuti, quello che si scollega pur dopo 4 ore, per determinati fattori. Però è l'ascoltatore che ha scelto la nostra radio, noi non gli siamo capitati per caso. E questa è un po' la nostra forza. Quindi responsabilità sociale di impresa con le aziende, ma anche l'ascolto continuo. Quindi detto questo, voglio chiudere. Studiate, continuate a studiare di più, perché poi si studia di più quando andrete a lavorare. Non è che
io ho il lavoro, ho lo stipendio e il mio capo mi dice: ah, boh, mi registra queste 4 fatture che oggi abbiamo fatto. No, se capitate in un'azienda che si evolve dovete studiare molto di più, molto, ma molto di più di quello che state facendo. E farete sicuramente meglio di me. Se ci sono domande rispondo, altrimenti sto scherzando. Vi ringrazio e soprattutto in bocca al lupo, fate molto di meglio di quello che ho fatto io. Questo programma è offerto da Vitaler e Medicasa. Changing Care with you. Cambiare l'assistenza insieme a voi. Su Radio ISAB, Mondo SLA. Mondo SLA. Con Lorenzo D'Andrea.